L'hai preso, credo. Nient'altro? Cadenza ai tiri, la precisione non ha fretta. Sì. Ehi, non è un forziere quello. Ma come hai fatto? Forse possiamo passare. Forza. Grazie. Ecco la montagna. Andiamo. Aspetta. È a posto. Vedi? Padre, aiuto. Tieni duro. Presto. Non ce la faccio. Stai calmo. Ci sono quasi! Non ci è andata male! Vacci piano! La fretta ci costerà cara! Scusa! Altri droger! Non si muovono! Sono morti! Cioè... più morti. Ragazzo. Non sono per niente morti. Ricordo, preciso e senza fretta. Guarda qui.
Leggi. Oh, un tempo era un mercato. I giganti venivano per commerciare con gli dei tanto tempo fa. Chissà, forse anche Odino. Ah, qui sopra! Spuca qualcosa dal muro! Sta spucando dal muro! Un sacco di droger qui intorno. Ehi, hai sentito? Che cos'è? Vedremo. Restami vicino. Che cos'è? Andiamo verso quel canto qui. Per le tue frecce! Vai! Vado! Una rediviva! Non pensavo di vederla da vicino. Continuo a non capire perché quell'uomo ti ha aggredito a casa. Te l'ho detto, ragazzo. Non ne so niente. Guarda lassù. Dovremmo tornare lassù. Ma come? Seguimi. Ragazzo, qui. Il suo nome è Rungnir. Mamma me ne parlò. Un guerriero gigante fatto di pietra. Sembra che fosse una grande battaglia. Vedo Odino, Thor, perfino il serpente del mondo. Oh, Thor deve avergli spaccato la testa, vedi? Ma il corpo di Rungnir lo schiacciò. Che idiota.
ragazzo. Certo. Ho già visto questa lingua. Che cos'è quello? Atreus, seguimi. Scusa, mi sono distratto. Prima hai detto che potrebbero rapinarci. Io li ammazzo se ci trovano, non ho paura. Se incontriamo degli uomini, ti terrei fuori. Chiaro? Ma so combattere. Ti terrei fuori, ragazzo. Non parliamone più. Dietro!
è stato difficile. Siamo ancora in piedi. Ugh.
forza cos'è? Ora! Sono El Walker? Sono intatti, guardate! Qualcuno accenda i fuochi! Sigmund, i pugnali! Tutti questi giorni senza carne. Carne? Cosa? Noi? Dietro di me. E se mutassero come gli altri? Ci toccherà tenerli in vita e strappare via la carne, un poco per volta. Questa battaglia è solo mia. Ragazzo! Andiamo. Ci aspetta un nuovo viaggio. Aspetta qui. Me ne occuperò io. Risorti. È finita. Voglio andare via. Allora concentrati. Dobbiamo trovare un'uscita. Qui. Trova qualcosa per tirarmi su. Ok. Atreus, la catena. La catena, ok.
Fuo! Sei ancora sconvolto. Non ci devi pensare. Poteva ucciderti. Lo so, dovevo farlo. Lo so bene, però... Però si torna a casa. Cosa? Arrendersi così facilmente. E siamo appena partiti. Ehi, un momento. Io non mi arrendo. Ce la faccio. Devo solo... riprendere fiato. Andiamo. Sono pronto. Ascoltami. Un bravo guerriero non deve impietosirsi del nemico. La strada che ci aspetta è lunga e implacabile. Non è per ragazzi, ma solo per guerrieri. Ho capito. Se non ti decidi a muoverti! E andiamo! Questa stupida bestia si rifiuta di attraversare il ponte! Ha paura di qualcosa che ha visto tra gli alberi. E di che cosa? Padre, lancia l'ascia sugli alberi dall'altra parte del ponte. Quelli con il tronco bianco. Avevi ragione. Ehi! Tu sì che sei un tipo in gamba, ragazzo. Sei un ragazzo, giusto?
Ha un nome? Che ne so? Questa maleducata non ha chiesto il mio e quindi io non ho chiesto il suo. E il tuo? Brock. Vera Logan. Senti, so che tu non ci crederai, ma quell'ascia che hai, sono stato io a costruirla, insieme a mio fratello. È una delle migliori. Quindi non lasciare che nessuno ci metta le mani tranne noi due. Devi trattarla in modo speciale o si rovinerà irreparabilmente. Potrai potenziarla ora se la cosa ti aggrada, figlio di puttana. Che ne dici? Hai ragione. Io non ti credo. Andiamo. C'è una runa a forma di forcone lì sul manico. Ah, di corbicchia, Dumbrbachrauf. Era il marchio mio e di mio fratello prima che ci dividessimo. Ho la mia metà qui, vedi? Allora, vuoi che la potenzi o no? Va bene. Mi aspetto un miglioramento. E dov'è l'altra metà del marchio? Oh, ce l'ha il mio stupido fratello. Ma a me è rimasto il talento, vedi? Risolvo io. E per il piccolo? Che altro? È un materiale di prima qualità, ma a te durerà un giorno. Cosa in mente? Ti hai scordato? Non guardare ora, ma sono tornati i nostri amici che si nascondevano tra gli alberi. Dacci dentro con quell'ascia. C'è posto per me la pietra. Basta tu non rompa qualcosa. Ne pensi del mio ritorno? Decente. Sai cos'è decente? Quel lavoro di piedi! Sono verda! Ehi! Tuo padre sa uccidere! Diventerai come lui! Non so se... Questa strada porta alla montagna. La direzione dovrebbe essere quella. Ancora un'occhiata al negozio? Ti sistemo io, allora. Buona fortuna e scatenatevi. Mi hai lasciato solo. È vero. Persone a parte. Tutto il resto lo combatti finché non ti fermo o siamo morti. Capito? Impegnati o torniamo a casa. Bene. Oh, aspetta, siamo di nuovo qui. Thank you.
Possiamo andarcene. Ora sì che si ragiona. Che cosa vuoi? Hai fatto quello nuovo, va bene? Ma cos'altro per te? Non l'avevo proprio visto. Potrebbe essere prezioso. Vieni. È stato un piacere. Penserà un nome per la tua bestia. Se te la chiamassi Grazie al cazzo... Grazie al cazzo! Vieni qui! Ti piace! Di qua! Aspetta lì. Sei stanco. Ah!
Non ci farò ammazzare. Ah, siamo tornati qui. Di qua. Non sono mai stato così vicino alla montagna. Sembra enorme. Vorrei che mamma la vedesse. Andiamo. Bella scoperta. Oh. Guarda lì. Che cos'è? Ehi. Guarda, ci sono delle rune sul lato. Cosa dice? In due, in tre o come siamo, sentirci soli non possiamo. Un enigma? Ci sarà un indizio. Sembra che quegli anelli debbano girare. Gli anelli stanno girando. Torna giù. Ragazzo, cosa dicono le rune? Oh, dicono famiglia. Non è un indizio, è la risposta. Sentirci soli non possiamo, no? Traccia le rune nella sabbia con il pugnale. Davvero? Kinslow. Che succede?
Brock mi piace, però... mi piace di più andare via da qui. Andiamo avanti ora. Ragazzo, queste tracce. Un cinghiale? Forse. Lo troverò. Vai. Per un guerriero è importante essere sempre al massimo. Cosa dice? Le rune indicano le tre Nornane. Nornane? I fati. I fati non portano niente di buono. Ok. Atreus, da me. Ragazzo, di qua. Ah, interessante. Forse dovrei appuntarmelo.
andiamo. Ragazzo, sento il tuo animale. Un cinghiale. Tira quando sei pronto e tendilo fino al petto. Il cinghiale ha la pelle spessa. Ma l'avevo colpito, no? Sembra che la freccia sia rimbalzata. Sarà un cinghiale magico. Tu che ne dici? È il cinghiale più strano che abbia mai visto. Allora inseguilo. Stai pronto. Di nuovo loro? Qualcos'altro.